Sì, oggi mi sento in vena di video, infatti questo è il secondo che giro, ma semplicemente perché ho anche tempo e non è facile trovare tempo. E oggi voglio fare un altro video a proposito della mia esperienza o comunque del mio percorso verso la laurea, perché sì, ho deciso di voler fare appunto qualche video mano a mano che magari mi succede qualcosa durante appunto questo periodo in cui mi sto laureando per raccontarvi e perché poi magari anche a distanza di tempo potrebbe essere anche carino, no? Andare a rivedere questi video per ripensare, no? A questo video, perché io questo periodo veramente me lo voglio godere senza tanto stress. So che sarà difficile, però ci voglio provare e me lo voglio godere come se fosse veramente un bellissimo periodo. Allora, qui vi lascio il link al video precedente in cui un po' vi racconto la mia esperienza universitaria e finalmente sono arrivata a fare l'ultimo esame, ma con mia sorpresa non è stato così semplice riuscire a capire cosa fare, perché questo ultimo esame io sapevo che era un insegnamento che non c'era più da un bel po', però non me ne sono mai preoccupata più di tanto. Mi sono sempre detta: ok, io continuo a fare gli esami che comunque ancora ci sono, poi al momento in cui dovrò fare l'ultimo, cambio il piano di studi, scelgo un altro esame e lo faccio. Ma in realtà non è stato così, perché telefonando poi in segreteria, ora io non so bene il motivo, non ho chiesto spiegazioni, ma mi hanno semplicemente detto che forse per il fatto che sono comunque un'iscritta ancora del vecchio ordinamento, sono tanti anni che sono iscritta, insomma, il mio piano di studi non si può più modificare e quindi dovevo fare quell'esame. Al che io ho avuto un momento di panico perché mi sono detta: ok, allora io, cioè, non mi laureo perché l'esame non lo posso fare se non c'è più l'insegnamento. E invece no, sono stata fortunata perché praticamente c'è un professore che mi farà fare questo esame e quindi mi ha mandato il vecchio programma, quando ancora appunto c'era l'insegnamento, con i due libri da comprare e da studiare, e quindi potrò fare l'esame con lui. La cosa buffa è stata che quando ho telefonato mi ha risposto una signora della segreteria e mi fa: ma questo insegnamento non c'è più da tanto tempo. Dice: io sto qui da 10 anni, lavoro qui da 10 anni e già non c'era più questo insegnamento. Ma dice lei, cioè io, dice: ma è iscritta da tutti questi anni? Dico sì. E mi fa: ma ha pagato le tasse per tutti questi anni? Dico sì. Ma lo sa quanti soldi sono? Dico sì. Ma ok, ma voglio dire, no? Ma che ti importa? Cioè, alla fine ti pago anche lo stipendio, perché con le mie tasse ci pagano anche gli stipendi loro, quindi cioè, ok, voglio finire l'università. Che c'è di male? Comunque, quindi sto studiando per fare l'ultimo esame. E veramente ogni giorno io cerco di studiare quel tempo libero che ho, un'ora, un'ora e mezza, tutti i giorni, perché lo voglio fare il prima possibile. Spero entro gennaio, ma non lo so. E praticamente il mio ultimo esame sarà sociologia dell'organizzazione. Quindi è bello. Il libro non è complicato, cioè è spiegato bene, però sono un sacco di teorie, quindi bisogna ricordarsi le teorie e non è semplice. Poi sono andata a parlare con il professore per la tesi, perché mi sono detta: allora, perché andare a cercare professori con cui ho fatto esami tantissimi anni fa? È complicato e poi comunque si tratta di esami che magari dovrei anche andare a riguardarmi i libri per ricordarmi un po' quello che avevo studiato. Allora mi sono detta: ok, siccome l'ultimo che ho fatto, diritto del lavoro, mi è piaciuto, poi comunque anche il professore mi è sembrato veramente una persona fantastica, mi rivolgo a lui. Quindi ci sono andata a parlare e mi ha dato l'ok. Quindi non questo, quindi non dopodomani, insomma, ma lunedì quell'altro andrò dal professore e mi assegnerà la tesi di diritto del lavoro.
Io avevo due opzioni. Una riguardava la socializzazione del periodo fascista, perché ho letto un libro che parlava appunto di questa grande innovazione comunque che ci fu in quel periodo. Era veramente un'idea molto rivoluzionaria, e la mia idea era di vedere se la socializzazione si potesse realizzare oggi con i vari vincoli che ci sono a livello italiano, a livello europeo. Però il professore mi ha detto che forse è una cosa un po' troppo storica, un po' così, e allora la farò sulle norme, quindi su tutta la disciplina giuridica, sulla regolamentazione del lavoro tramite le piattaforme digitali, che mi sembra veramente una cosa attuale, interessante, perché comunque è un tipo di lavoro abbastanza recente e quindi è regolamentato di recente, quindi può essere molto interessante fare un punto della situazione su questo nuovo tipo di lavoro. E quindi niente, lunedì andrò su e vedremo. E quindi sono super super contenta, perché ho risolto il problema dell'ultimo esame che riesco a fare, e ho deciso anche per la tesi, quindi veramente sono contentissima. E quindi niente, vi ho semplicemente voluto aggiornare di questi ultimi sviluppi, ma ci tengo, perché appunto se guardate il video precedente capirete quanto veramente io ci tenga a laurearmi, nonostante tutto il tempo che è passato dalla mia iscrizione, nonostante tutte le difficoltà che ho incontrato, voglio laurearmi. Quindi io vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare anche sulla campanellina, quindi attivare le notifiche, di seguirmi sui social, soprattutto Instagram. E niente, noi ci vediamo al prossimo video a questo punto. Ciao!